Io sapete benissimo che non ho parlato male di Berlusconi, ma che Berlusconi sia la povera vittima mi ha rotto i coglioni. Veramente mi ha rotto i coglioni. Mi ha rotto i coglioni. Cioè, veramente allora, ma ragazzi miei, ma ieri sera gli è scappato una cosa a Bisignani, gravissima. Gli ha detto, sai, gli ha detto, io, Berlusconi dice, io non volevo fare Masi, ma mi ha detto Berlusconi, voleva fare Masi, direttore generale, Rossella, direttore della sera. Rossella, direttore della sera, e Mezzolini, direttore della stampa. Ma uno che ha un progetto così non è un dittatore o è solamente una vittima. Ma ragazzi miei, ma anche questa cosa bisogna chiarirla. Cioè, Berlusconi passa sempre per la vittima in questo momento, ma no, ha fatto in Rai delle cose nefaste, insopportabili, vergognose. E i suoi hanno fatto le cose che sono indicibili. Per favore, io come riconosco un valore a Berlusconi come imprenditore, ma a livello politico sulla Rai ha fatto ma guardate le telefonate che sono successe, ma ragazzi che dirigenti ha messo? Ma bisogna vergognarsi di tutto ciò e bisogna anche gridarlo, per favore. Bisogna sempre dire che lui sia la vittima, veramente. E sarà anche a parte il fatto che lo perdoniamo per l'evasione, lo perdoniamo per le donne perché è l'arcio italiano, per cui sappiamo benissimo che noi arci italiani piace scopare, quindi ottima cosa, benissimo. Ma comprare i senatori? No, questa cosa no. E su questa cosa ci sarà davvero.